Buongiorno a Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa. Ciao Davide, buon lavoro. Buongiorno, bentrovati. Allora, oggi partiamo dalla prima di Repubblica, che parla di lavoro in apertura. Alla ripresa servono 500.000 lavoratori, riparte il lavoro ma le aziende faticano a trovare i profili richiesti, ce ne siamo occupati la settimana scorsa. Addetti al turismo, informatici, ingegneri, saldatori, salari bassi, reddito di cittadinanza, politiche attive insufficienti impediscono al mercato di incrociare domanda e offerta. A te Davide. Esatto, sarebbero secondo Unioncamere 560.000 i nuovi contratti, ma adesso da farsi entro la fine di giugno, quindi un segnale molto buono. Perché offerta e domanda di lavoro non si incontrano? Allora, intanto non commettiamo un errore, cioè che viene spesso commesso, cioè io conosco un caso di un imprenditore che vuole dare 100 euro l'anno di retribuzione a qualcuno, quindi dico per forza non pagano. Poi conosco un caso di un lavoratore che dice sì, col cavolo che vado a lavorare, non faccio niente, mi danno i sovvenzioni, non intendo muovere un dito. Ecco, è un po' più complesso, la realtà tiene insieme tutte queste cose. Noi teniamo presente che in Italia gli abili al lavoro, cioè quelli che per legge possono andare a lavorare, siamo 36 milioni. Quelli che sono al lavoro sono 23 milioni. Quindi ha voglia a trovare persone, ci sono 13 milioni di abbondante, diciamo così, margine per andare a lavorare. Cos'è l'andare a lavorare? Avere una retribuzione di grande soddisfazione con un contratto a tempo pieno e sicuro per tutta la vita? No, facciamo prima che stai a casa e abbiamo risolto la questione, perché se tu pensi di accollare la vita tua a qualcun altro e poi possiamo, diciamo, cominciare a pensare di metterti in malattia, non funziona. Segnalo che con i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri per il piano Next Generation, pure nella pubblica amministrazione debutta l'ipotesi, cioè la realtà, che i contratti sono a termine finalizzati a quella, e dopodiché te ne vai. Ma non è una cacciata, non è la sconfitta della vita, perché hai imparato delle cose. Quello che bisogna mettere nella testa di ciascuno di noi è che il mercato del lavoro, più ci stai dentro e più hai occasioni, più ne sei fuori e meno riuscirai ad andare a lavorare. Avere delle esperienze, avere maturato delle conoscenze, essersi formati, sono cose importanti. Avere un curriculum dove tu possa dimostrare che hai lavorato diverse volte in diversi posti, anche per un anno, per due anni, è ricchezza. Se non riusciamo a capire questo, siamo fregati. Accanto a questo, naturalmente, c'è la formazione che deve essere fatta e anche le aziende capiscono che una parte della formazione si fa cominciando a lavorare. A lavorare si impara soprattutto lavorando. Detto ciò, quindi ci sono ampissimi margini per fare un bel balzo in avanti, abbiamo anche delle zavorre. Il fatto che una buona fetta di italiani possano, con quei 13 milioni che mancano, dove sono? Sono tutti morti alla Caritas a chiedere? No, evidentemente ci sono anche molti sostenuti dall'assistenzialismo. Quell'assistenzialismo inquina il mercato del lavoro, perché cosa fa? Fa salire, diciamo, l'ipotesi di prezzo per entrare, con il risultato che l'azienda diventa meno competitiva e l'Italia più povera. Bel risultato. Se questo è il modo di assistere chi è indietro, figurati. Andiamo sul Sole 24 Ore, che apre con la domanda boom per i BTP a 10 anni, questo è il titolo d'apertura. Poi ci sono una serie di richiami di varie notizie sempre legate al mondo dell'economia. Mattarella, incentivare turismo e trasporto aereo, ancora casa, acquisti a più 38,6% tra gennaio e marzo. E poi andiamo a pagina 9 del Sole 24 Ore, dove si torna sulla questione dell'Ilva. Ma perché? Perché è stato arrestato a Mara, definito appunto dal titolo del Sole l'avvocato dei misteri, arrestato per il caso ex Ilva. Di che storia si parla, Davide? Di una storia peggiore di quella che si possa immaginare. Vabbè, la corruzione antigiudiziaria, come la corruzione, diciamo, si fa parte di questo mondo, scopri quelli che la fanno e li porti davanti a un giudice. Vale la presunzione di innocenza, ovviamente, per tutti. Oserei dire che vale anche di più quando immagini che possa essere effettivamente colpevole, nel senso che c'è la presunzione di innocenza, lo porti davanti a un tribunale, così ti togli la questione, ti togli il problema davanti e si va a una sentenza di condanna o di assoluzione. Il problema qual è? È che se capita che un indagato, anzi imputato, perché poi lui, l'avvocato Amara, ha patteggiato in altro procedimento,
racconta le storie della corruzione tra i magistrati e rafforza il racconto fatto da Palamara del troiaio interno al mondo della giustizia, quindi le contrattazioni. Dice sì, io ne ho, diciamo, dimostrazione, anche perché in qualche modo ho partecipato. E anziché aprirsi una questione relativa a quello che è stato detto sul mondo della magistratura, un magistrato da un'altra parte lo arresta perché dice tu hai camarillato per avere il capo della procura amico tuo. Dice no, ma forse non sono stato abbastanza chiaro, l'avevo detto. Cioè tu adesso mi arresti così, chi la toga ferisce di toga perisce, cioè adesso io che ci faccio qua dentro? È evidente che lì c'è una questione terribile sulle nomine giudiziarie. E del resto Palamara cosa ha sostenuto da ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati e ex membro del Consiglio Superiore della Magistratura? Ha sostenuto che tutte le nomine in magistratura sono fatte secondo la spartizione. A voi è chiaro il concetto di tutte? O c'è qualcosa che vi rimane oscuro? Tutte. Allora, se sono tutte, abbiamo un problema piuttosto grosso, cioè c'è bisogno di spurgare un mondo che così non può funzionare. In ultimo, cosa che rende ancora peggiore questa faccenda, dice, come hai ricordato nel titolo, adesso è stato arrestato per Ilva, naturalmente essendo, a quel che sembra, Amara un avvocato più aduso ai corridoi che non all'aula di giustizia, cercava con il procuratore di trovare dei sistemi, diciamo, delle condizioni di favore per alcune questioni riguardanti l'ILVA. Qual è ILVA? L'ILVA dei privati? L'ILVA dei sopraffattori? L'ILVA dell'oscuro disegno di far profitto? No, l'ILVA dei commissari nominati dallo Stato. Direi che peggio di così è difficile anche solo immaginarlo. Andiamo in provincia di Cremona, a Crema, c'è una vicenda. Devo dire che ieri, quando l'ho letta, mi ha molto molto colpito. C'è un bambino, un ragazzo, che a ottobre si è schiacciato due dita a scuola in una porta di sicurezza, e la sindaca Stefania Bonaldi, sindaca di Crema, è indagata. L'ira dei primi cittadini, scrive il Corriere, pagina 24, cambiare la legge, un caso, l'avviso di garanzia Stefania Bonaldi, da Sala a Raggi, ecco perché nessuno si candida. Su Repubblica c'è un pezzo che più o meno dice così: quanto è difficile oggi fare il sindaco, ci fa il caffè Gramellini. E c'è un commento anche in prima pagina sulla Ragione, lo trovate in edicola, tutti i giorni dal lunedì al sabato. Procura alla porta è il titolo che ne fate. Davide. Allora, dice, che c'entra il sindaco con il fatto che un bambino si è schiacciato? Intanto, notizia importante, le dita del bambino sono salve, cioè non è successo nulla di grave, quindi non ci sono danni permanenti. Le è rimasto il dito nello stipite della porta e se l'è schiacciato. Allora, il sindaco come fa a prevenire una cosa di questo tipo? Da qui le ironie, da qui lo scandalo. Cambiamo la legge. È lì che mi sono preoccupato. Perché che significa cambiamo la legge? Quale legge vuoi cambiare? No, perché parliamoci chiaro, ci possono essere delle lavori fatti nella scuola che dipende dal comune. Quella scuola dipende dal comune. Sono fatti dei lavori, per esempio, antincendio, le porte antincendio per bloccare gli incendi. Lavori sono fatti male, un bambino si fa male, è responsabile e chi ha affidato i lavori, poi stabilirà il procedimento. Non è che questo è un paese in cui, siccome la giustizia non funziona, bisogna fare gli scudo penali per tutti, perché poi diventa un paese di irresponsabili, diventa un paese in cui nessuno risponde. È ovvio che ma cosa vuoi che ne sappia il sindaco che un bambino gli sono rimasti due dita in una porta? Ma allora la legge che tu vuoi cambiare non è relativa al danno eventuale del dito del bambino. Tu vuoi cambiare un'altra legge, se sei una persona, se sei uno che riesce a pensare, anziché andare sempre appresso alle emozioni della piazza. Tu mi stai dicendo che bisogna cancellare l'obbligatorietà dell'azione penale, perché il sindaco ha ricevuto l'avviso di garanzia, perché la procura non può fare diversamente. C'è un danno, c'è una lesione a un bambino, la cosa potrebbe essere responsabilità del sindaco e quindi io ti mando l'avviso di garanzia. Fine, non si fa più. Tu, procura, scegli se avviare un'indagine sul sindaco. E siccome qui è solare che il sindaco sarà assolto, perché ammesso non concesso che lo rinvino a giudizio, allora tu, procura, ne sei responsabile. Quindi fine dell'obbligatorietà dell'azione penale e fine
della irresponsabilità, sei responsabile dei procedimenti che apri. Terzo, vabbè, ma qual è il danno al sindaco che riceve l'avviso di garanzia? Tanto poi la cosa finirà nel niente, no? No, il danno è che sta su tutti i giornali che ha ricevuto l'avviso di garanzia, che ci sono altre questioni come l'abuso d'ufficio, dove è un po' più complicato che il dito del bambino che è rimasto in una porta, e questo crea un danno. Ah, benissimo, allora anziché cambiare la legge, comincia a cambiare la testa degli avversari politici del sindaco, che diranno è indagata, degli amici politici del sindaco che diranno ah, ma l'indagine non è un annuncio di colpevolezza perché il sindaco è amico loro, perché se fossero amico di quell'altro direbbero esattamente la stessa cosa, ah ma è indagata, e comincia a dare un'istruzione di diritto ai giornalisti che scrivono indagato il sindaco. Queste sono le cose da cambiare. È chiaro che poi se succede un incidente a un bambino e una responsabilità da qualche parte eventualmente ci fosse, andrà perseguita o no, in questo paese ci rinunciamo. Dicevamo già di un buon posizionamento di molte università italiane tra le 1000 migliori al mondo, sono 41 esattamente, 5 new entry in questa speciale classifica, il Politecnico di Milano è al top e credo si trovi alla 142esima posizione, il vero exploit però, scrive Repubblica, è della Bicocca che guadagna 70 posizioni. Davide. Sì, che è un buon risultato, però è inutile che ci strillazziamo con il tricolore in mano, cioè, è un buon risultato nel senso che è un trend positivo, però nel complesso ancora non soddisfacente, dobbiamo crescere come se dobbiamo crescere. Allora, alcune università italiane sono in effetti in posizione molto avanzata tra le eccellenze, però per esempio vi siete mai chiesti perché i titoli di studio che rilasciano queste università hanno lo stesso identico valore dei titoli di studio rilasciati da luoghi dove, diciamo, l'eccellenza è uscita via, è scappata via da tempo? Un problema ve lo dovete porre, perché per esempio i primi 10 posti nel mondo, le prime 10 università, veramente il gota, il meglio del meglio, tutte anglosassoni, statunitensi o inglesi, dove è sconosciuto il concetto stesso di valore legale del titolo di studio, e dove la competizione è vera. Non è che uno dice, in cosa sei laureato? Sono laureato in legge. No, dice, scusi, laureato in legge dove? Sono laureato in medicina dove? No, perché non è mica la stessa cosa. Da noi no, da noi dice sono laureato in legge. È un errore, un grosso errore. Le università devono competere fra di loro e in questa competizione devono portare dentro tutto. Aggiungo un'altra cosa. Noi dobbiamo andarci a cercare gli studenti in giro per il mondo, cioè quelle classifiche lì, noi dobbiamo crescere non per l'orgoglio e basta, che pure già qualche cosa, ma per attirare studenti dal mondo, perché quelli sono gli immigrati perfetti, sono gli immigrati migliori, sono quelli che se rimangono intanto li hai formati e partecipano al mondo della produzione, e se poi se ne rivanno sono comunque influenza, sono un network, avranno imparato l'italiano, sarà, anche se i corsi fossero in inglese, e questo è molto importante. Ora fatevi una domanda: quando avete visto l'ultima volta la pubblicità di posti di studio? Quando è che avete compulsato l'idea che qualcuno si sta facendo? Solitamente, nella gran parte, sono i corsi di recupero per testoni, per somari incalliti. No? E vieni da noi 4 anni in 30 secondi, anche perché tanto tu, anche ci facciamo fare in 40 anni la stessa cosa, nel senso che tanto non lo capisci, e ti diamo cosa? Il diploma, ti portiamo al diploma. Spesso c'è pure la truffa, nel senso che paghi e poi il commissario di Stato dice no, ma questo è analfabeta, e ti boccia pure quella roba lì, perché c'è il valore legale del titolo di studio. Noi dovremmo avere la pubblicità nel mondo delle cose migliori, è fatta questa sì a cura anche dell'investimento pubblico, perché è un beneficio pubblico. Allora Davide, l'Italia che si ritira dall'Afghanistan dopo 20 anni, la missione finisce, oggi sulle prime pagine di molti quotidiani ci sono foto dedicate a questo tema, più tardi ce ne occuperemo con la nostra inviata Ivana Faccioli, ad esempio via dall'Afghanistan così si ammaina il tricolore, titola La Stampa nella fotonotizia, Libero ci fa l'apertura, addio Afghanistan, si torna a casa, i nostri soldati si ritirano dopo 20 anni. Il titolo del manifesto è Missione incompiuta. A te. Allora, intanto non è che noi ci siamo ritirati dall'Afghanistan, no? I nostri soldati, cioè anche i nostri soldati ritirano, ma è la missione per intero che si ritira. Era stato annunciato il ritiro da Obama, era stato poi garantito, cioè adesso lo faccio, da Trump, e alla fine Biden l'ha fatto, e quindi il ritiro è un dato di fatto.
Il manifesto non sbaglia a fare quel titolo, anzi credo che abbiano ragione. Missione incompiuta in che senso? Tenete presente che ad oggi, con la presenza delle truppe, ogni giorno ci sono 2 attentati contro la popolazione civile. Speriamo di no, ma questo non fa, diciamo, presagire una situazione di grande equilibrio quando se ne saranno andati tutti. Perché? Perché i talebani cercheranno di riprendere quello che avevano. Da una parte non è che puoi restare tutta la vita a presidiare l'Afghanistan, e dall'altra in effetti in equilibrio il paese non si è riusciti a metterlo. Detto ciò, i nostri militari hanno fatto un lavoro eccellente e come sempre sono stati una delle bandiere, questa volta sì, che con orgoglio possiamo sventolare. Su alcuni quotidiani questa mattina c'è una foto di Kamala Harris e riferimento a un suo discorso delle scorse ore. Il discorso ha a che vedere con gli immigrati. Il giornale ne dà questa lettura: se Kamala parla come Salvini, l'icona di sinistra respinge i migranti. E qualcosa di simile anche sul Fatto Quotidiano, che però anziché citare Salvini cita Trump. Kamala, la liberal che sui migranti parla come Trump: se venite vi cacciamo, aperte e chiuse virgolette. Perché è cosa che naturalmente non ha mai detto. Ovvio. Ma voglio dire, la cosa fenomenale è che le tifoserie sono talmente convinte di essere la verità e la realtà da interpretare poi le cose che capitano alla luce della propria tifoseria. Allora, siccome sono convinti che ci sia una tifoseria pro o contro immigrati, evidentemente Kamala Harris, la vicepresidente degli Stati Uniti, ieri ha detto una cosa ovvia. Cioè ha detto: se volete venire negli Stati Uniti, come era giù nell'America Latina con una serie di incontri, se volete venire nell'America del Nord, cioè negli Stati Uniti d'America, ci sono dei canali legali, usate quelli e noi prenderemo in considerazione la faccenda. Se venite, se fate un pericoloso viaggio verso il Nord per tentare di entrare illegalmente, sarete respinti, non lo fate. Contemporaneamente a questo, ha aggiunto, noi faremo degli investimenti per cercare di risolvere anche questioni di squilibrio economico in America del Sud e comunque continueremo la nostra battaglia contro i trafficanti di carne umana, cioè quelli che trafficano sugli immigrati. Ma voi pensate veramente che una persona che governi da qualche parte possa sostenere qualcosa di contrario? Cioè voi immaginate un governante di quale che sia posto del mondo che prende la parola e dice: immigrati, venite qui, non c'è bisogno del permesso, non c'è, ma no, vogliamoci bene, venite tutti qui che vi accogliamo tutti. Perché è un cretino, cioè è uno che sta fuori dalla realtà. Però siccome le tifoserie sono abituate non a ragionare del problema immigrazione, ma a dire immigrati sì, immigrati no, ed ecco che Kamala, rappresentante, diciamo, una sinistra statunitense, ha detto: no, immigrati illegali no. Poi magari che abbia detto immigrati legali sì non lo diciamo, perché se no non fa parte dello spettacolo. È una sciocchezza. Noi affrontiamo questa cosa in termini sentimentali, diciamo che la sinistra italiana la affronta in termini sentimentali e volemos bene, e la destra italiana la affronta in termini sentimentali dicendo non deve entrare nessuno. Ovviamente sono entrambi fuori dalla realtà, primo perché sono già entrati, secondo perché ne abbiamo bisogno, e terzo perché se vengono tutti possiamo, a quel punto dobbiamo fare il muro a mare, che è anche complicato dal punto di vista, diciamo, ingegneristico. Grazie a Davide Giacalone, termina qui l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa, a domani 7:10. Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.